Stiamo assistendo alla finale, l'atto conclusivo del doppio maschile e di tutto questo torneo di doppio che io fortemente voglio, come hai ben detto, da 5 anni. Perché per me saper giocare il doppio è fondamentale. I bambini del nostro vivaio devono avere questo modello. Devono sapere che esiste il doppio e devono saperlo giocare perché è fondamentale nelle gare a squadra, il punto decisivo è sempre il doppio. E quindi io ci tengo particolarmente, ci tengo al doppio maschile perché vabbè, abbiamo avuto tanti iscritti, ma nello stesso modo ci tengo al doppio femminile e al doppio misto anche moltissimo, perché è un attimo di unione tra quello che è il maschile e il femminile, e quindi anche quello è uno dei miei preferiti. E diciamo che siamo riusciti a realizzare questo per il 5º anno questo torneo, ma come questo torneo quest'anno tante cose che ci interessano. Adesso andiamo a fare campionati regionali Under 11 e 13, cioè abbiamo tanti bambini nostri che parteciperanno e sempre tanti tornei, molta attività di tornei nel nostro circolo. Perché? Perché danno linfa, aprono il circolo e i bambini hanno un confronto, facciamo un'ottima attività agonistica, devo dire la verità, le basi sono buone, abbiamo un ottimo staff di maestri, quest'anno tutto bene, perché penso che uno si allena tanto e i bambini devono vedere, i bambini ma come anche gli adulti, devono sapere cosa c'è fuori e devono sapersi confrontare, quindi è questo lo scopo del nostro lavoro. Uno scudetto over 55 avete portato a casa, però c'è stato anche il rammarico della finale dell'over 40, no? Sì, il rammarico della finale dell'over 40 è stato un fatto duro da accettare, però ci consoliamo, l'anno prossimo faremo meglio, sicuramente. E così come anche le altre squadre, anche i bambini sono andati abbastanza bene, e come per questi tornei io do molta importanza ai tornei di squadra, perché in uno sport individuale come il tennis il bambino deve saper inserirsi in una squadra e convivere con i propri compagni, è fondamentale.